Sindaco, partiamo dai risultati che sono arrivati oggi, sono stati processati i tamponi di ieri. Sì, sono passato ora negli uffici della ASD, sono arrivati praticamente tutti i risultati di ieri, avevamo fatto più di 160 tamponi, 164. Al momento, salvo ulteriori verifiche, abbiamo 59 positività sui tamponi effettuati ieri, quindi un numero che fa schizzare in alto, diciamo, il dato dei positivi su tutto il territorio. Siamo sicuramente oltre 200 casi attualmente presenti. Come vedete qui c'è un'ulteriore fila di macchine anche stamattina, faremo più di 100 e passa dei tamponi anche stamattina, quindi la situazione si sta diventando molto molto critica. Ecco, sono, che so, prevedete provvedimenti o sanitari o amministrativi, restrizioni o... Sì, ma ora stavamo parlando con il direttore sanitario, il dottor Genghi, mentre ero sopra, ci rivedremo anche in giornata. Sicuramente alcune misure cautelative all'interno dell'ospedale verranno prese, per esempio per quanto riguarda le visite ai degenti, per quanto riguarda monitoraggio da fare sul personale sanitario. Sicuramente sì, qualche misura andrà sicuramente presa per salvaguardare, come abbiamo detto, il nostro ospedale, perché questo è l'obiettivo principale, è ritornato ad essere l'obiettivo prioritario, quello di tenere indenne il nostro ospedale. Il personale in questo momento è veramente sotto pressione, l'ho vissuto con i miei occhi, cioè contemporaneamente si sta facendo postazioni per le vaccinazioni, terze dosi, richiami. Diverse persone per fortuna stanno arrivando anche per farsi la prima vaccinazione e contemporaneamente altro personale sta facendo i tamponi. Quindi insomma è una situazione di stress, di pressione, e quindi l'appello è ancora a tutti i cittadini, insomma abbiamo coscienza tutti che stiamo vivendo nuovamente un momento di criticità e bisogna darsi una mano tutti, insomma. L'unica buona notizia, come ci risulta, è che non ci sono comunque casi gravi, per ora è tutto sotto controllo. Sì, questa è la notizia che sta arrivando, è questa. Purtroppo abbiamo un positivo anche nei medici USCA, quindi questo ulteriormente appesantisce la situazione del servizio, diciamo, di monitoraggio. Però sì, le notizie che arrivano sono di situazioni sanitarie tranquille, insomma non ci sono da questo punto di vista emergenze gravi. Sindaco, vi siete fatti un'idea, a parte il contagio fisiologico, no? Di come può essere avvenuto questo boom anche qui da noi? Ma sicuramente il problema, inizialmente quando abbiamo cominciato ad avere casi in maggior numero, l'idea a cui pensavamo era di persone che ritornavano da fuori, da alcuni viaggi, a qualcosa anche dall'estero. In questo momento invece i contagi sono ormai su tutto il territorio albano, perché sono compresi tutti i comuni, tutte le fasce d'età, anche se mi pare di aver visto in particolare si tratta soprattutto più sulle fasce più giovani in questo momento. Certamente credo che insomma, le relazioni sociali che si sono maggiormente intensificate in questo periodo natalizio di festività abbia contribuito in maniera particolare.